Mancano circa tre partite, poi c'è stato il record assoluto di battibilità atalantina che ha detenuto Lanzolini nel 70. C'è il record di vittorie, 24, ne mancano 8 e sono ancora 14 partite, e il record di Il record di vittoria qual è? vittorie l'ha detenuto Lanzolini. Allora, No, è già mio. Ha già risposto, quindi record di punti e Sì. battibilità, se dovesse scegliere un gioco. Ma guarda, io penso che il record di imbattibilità ci tenga più consigli forse che il sottoscritto, al di là che fa piacere. Però guarda, non è che lo dico per essere retorico, perché la risposta può essere scontata. Sono cose sicuramente che fanno piacere, ma non è che sono cose estremamente facili da conquistare. Io, i record sarebbe belli, sono belli, ma la cosa più importante per noi è quel chiodo fisso che abbiamo e che vorremmo raggiungere. Se poi lo dovessimo, diciamo, è come un bel piatto, come una bella pietanza. Se poi il contorno è gustoso, è bello e c'è record di consigli, record di vittorie, saremo ancora più felici. Però prima raggiungiamo l'obiettivo e tra le altre cose il percorso è ancora molto tortuoso, meglio è. E poi vedremo di metterci dentro, magari riusciamo a qualche record. Però poi se non dovessimo farcela, non c'è punta d'arco, No, anche perché visto se lei è la terza stagione con l'Atalanta, se dovesse centrare ancora il record di punti, non lo muove più nessuno. no, sì, No, è la verità. Tre stagioni con tre record. sì, ma non andate a queste cose. Magari, io l'ho premesso in sede di presentazione, magari. Ben venga. Però si aspettava di subire così poco, cioè 18 gol di cui 8 Me lo in aspettavo tre perché partite. sulla difesa abbiamo lavorato molto. E se vi ricordate, già all'inizio dell'anno, spesso quando mi facevate interviste in pre-campionato, al di là del valore dell'avversario, però eravamo una squadra che prendeva pochi gol. Vi ricordate? Eravamo già una squadra perché solitamente, insomma, credo che per far sì che si possa arrivare a dei successi, bisogna partire sempre da una buona solidità difensiva. Non dico niente di nuovo, ma è la verità, insomma. Senza una solidità difensiva e una buona organizzazione difensiva è difficile poi raggiungere l'obiettivo, il che non vuol dire essere difensivisti, perché comunque noi siamo una squadra che poi gioca sempre con due punte fisse, con due esterni offensivi, a volte col trequartista, con un centrocampista, cioè non è che abbiamo adottato nella scelta di uomini per giocatori portati a difendere. Abbiamo cercato di essere organizzati e l'organizzazione poi, se ci lavori, piano piano ti dà dei buoni risultati e devo dire che noi glieli stanno dando e il merito va soprattutto alla squadra. Posto? Grazie.